Hallihallo, buongiorno. Oggi parliamo delle preposizioni di luogo e le ripassiamo attraverso uno schema che ho preparato in 10 punti. Questi 10 punti rappresentano 10 tipi di luoghi. Quindi, se riusciamo a ricordare queste 10 categorie di luoghi, faremo meno fatica a scegliere la preposizione corretta per dire che andiamo in questi luoghi o che ci troviamo, che siamo in questi luoghi. Quindi vediamo in tedesco quali sono i modi per esprimere le espressioni appunto di luogo. Partiamo osservando un primo gruppo di luoghi che chiamerò luoghi comuni e sono tutti quei luoghi che troviamo tipicamente in una città. Ce ne sono di genere maschile, di genere femminile e di genere neutro. Vediamone alcuni. Maschili, per esempio, der Tabakladen, der Park, der Blumenladen, der Supermarkt. Femminili, die Schule, die Post, die Bank, die Bäckerei, die Buchhandlung, die Eisdiele, die Pizzeria, die Disco, die Kirche, die Kneipe, die Apotheke, die Turnhalle, die Boutique, die Metzgerei, die Bar. Neutri, das Lebensmittelgeschäft. Das Fitnessstudio, das Kaufhaus, das Kino, das Theater, das Café, das Bierhaus, das Stadion, das Schwimmbad, das Freibad, das Krankenhaus, das Restaurant. E in questo gruppo neutro inseriamo anche il luogo montagna, che non è proprio un luogo comune nella città, ma fa parte dal punto di vista grammaticale di questo gruppo e quindi Das Gebirge. Ora, in tutti i 10 punti che andremo ora ad analizzare, i 10 tipi di luoghi che andremo ad analizzare, faremo sempre ogni volta la seguente distinzione. Sto dicendo che vado in questo luogo o sto dicendo che mi trovo, che sono già in questo luogo? Questa distinzione è fondamentale per non sbagliare. Perché il tedesco distingue l'espressione di luogo a seconda che si vada in questo luogo o che si sia già in quel luogo, per l'appunto. Quindi il verbo che uso mi aiuta a esprimere correttamente l'espressione di luogo. Sto dicendo, per esempio, ich gehe oppure ich fahre. Ich komme, cioè sto usando un verbo di movimento. In questo caso ragionerò in base al movimento e alle preposizioni di movimento. Se invece utilizzo un'espressione come ich bin o ich bleibe, che vuol dire rimango, oppure ich verbringe meinen Nachmittag, trascorro il mio pomeriggio, eccetera. In un certo luogo si tratta in questo caso di una situazione statica dove io sono già nel posto in questione e quindi ragionerò in base a preposizioni e casi differenti. Se riusciamo a entrare in questa mentalità, cioè a distinguere bene se sto andando o se sono già lì, difficilmente sbaglierò la preposizione e l'espressione, diciamo, relativa al luogo. Ora, fatta questa premessa, iniziamo quindi a vedere questa distinzione riferita a tutti questi luoghi in città che abbiamo appena citato. Se noi diciamo quindi che andiamo con un verbo di movimento, gehe, ich gehe zum Beispiel, vado in questi luoghi, utilizzerò, a seconda che il luogo sia ovviamente maschile, femminile oppure neutro, l'espressione in den, in die o in das. Indas poi abbreviata nella forma ins. In den lo utilizzerò per tutti i luoghi maschili, come in den Park, in die per i luoghi femminili, come in die Pizzeria, e in das, ovvero ins, per tutti i luoghi neutri, come ad esempio ins Kino. Importantissimo è che il verbo però sia di movimento, perché solo se è di movimento io posso dire in den, in die, ins. E questo caso che sto utilizzando si chiama caso accusativo. Esiste una alternativa all'uso di in den, in die e ins ed è l'espressione zum, per
per i luoghi maschili, zur per i luoghi femminili e di nuovo zum per i luoghi neutri. Questa è sempre un'alternativa riferita al movimento, quindi sempre riferita a verbo di moto. Quando utilizzo zum, zur, zum in alternativa a in den, in die e ins, molte volte si tratta proprio di sinonimi, cioè posso utilizzarle liberamente queste forme, senza grosse differenze di significato. Però, se vogliamo proprio essere precisi, precisi, l'espressione in den, in die e ins indica un pochino di più il fatto che entro dentro questi luoghi, che vado dentro questi luoghi. Mentre l'espressione zum, zur, zum è un'espressione che dice che vado verso questi luoghi, cioè che mi dirigo verso questi luoghi. Poi magari entro, magari non entro, però non è espresso chiaramente dalla preposizione. Queste espressioni, ad esempio, alternative zum, zur e zum, appunto sempre di movimento, sono per esempio molto utilizzate nelle indicazioni stradali, perché nelle indicazioni stradali spesso si dice vai verso il cinema, puoi girare a destra, eccetera. Quindi questo dare semplicemente la direzione è correttamente espresso con le preposizioni zum, zur e zum. Ora, cosa accade quando io in questi luoghi comuni nella città già ci sono, mi trovo già lì, quindi non c'è nessun tipo di movimento da esprimere? La preposizione da usare è sempre quella di prima, è sempre in, ma la abbino al caso dativo, quindi l'articolo prende una forma leggermente diversa. Nel caso del dativo maschile dirò Ich bin in dem Park. Poi nella forma abbreviata si dice im Park. Se uso un luogo femminile dove appunto sono già, dirò Ich bin in der Pizzeria. E se uso un nome neutro, Ich bin in dem, quindi abbreviato im, Kino. In pratica il maschile e il neutro coincidono. Vediamo adesso il secondo gruppo di luoghi. Il secondo gruppo di luoghi è rappresentato da persone comuni, cioè da nomi di persone comuni espresse per professione o per parentela. Possono essere, essendo persone, possono essere maschili o femminili tipicamente. Quindi vado dallo zio, sono dallo zio, vado dal medico, sono dal medico, eccetera. Vado dalla dottoressa, sono dalla dottoressa, vado dall'insegnante, dalla professoressa, sono dalla professoressa e via discorrendo. Quindi utilizzo il nome comune che indica la persona. Per dire che vado da queste persone, quindi per modo di dire in questi luoghi, la preposizione da usare è zum col maschile, zur col femminile. Quindi ricorda un po' quello che abbiamo detto poco fa per quanto riguarda le indicazioni stradali, zum e zur. Se invece voglio dire che mi trovo, sono già presso queste persone, cambio proprio la preposizione e dico Beim, con il maschile, beim Onkel, ich bin beim Onkel, ich bin bei der Tante, sono presso la zia, con il femminile. Quindi zum e zur quando vado, beim e bei der quando sono presso queste persone. Ora osserviamo benissimo questo punto 2, queste soluzioni relative al punto 2, e immaginiamo di far sparire la parte di articolo. Quindi di far sparire le M e le R che compaiono appunto nelle forme, tenendo solo la preposizione, dunque zu per quanto riguarda la parte di movimento e bei per quanto riguarda la parte di stato in luogo. Se utilizzo queste preposizioni in modo puro, quindi zu e bei, senza articolo, sono già nel punto 3, cioè sto già ragionando per il punto 3, cioè per la terza categoria di luoghi, che non è altro che un insieme di luoghi espressi con il loro nome proprio. Ad esempio, voglio dire che vado da Thomas, che vado da Andreas, che vado da Elisabeth o che vado. Posso dire anche il nome proprio di un negozio, quindi che vado da Toys o da Schlecker, da Regina, eccetera. Quindi
Posso dire appunto quali sono i nomi propri di queste persone o anche di questi negozi e se vado in questi luoghi utilizzerò la preposizione pura zu, ich gehe zu Andreas. Se invece voglio dire che sono già, mi trovo in questi luoghi, utilizzerò la preposizione pura bei, ich bin bei Andreas. Che cosa è cambiato rispetto al punto 2? Che ho semplicemente tolto l'articolo. Perché ho tolto l'articolo? Perché nel punto precedente, nel punto 2, utilizzavo nomi comuni di persona e quindi nomi che di solito richiedono un articolo, mentre nel punto 3 sto utilizzando nomi propri di persona o di negozi e i nomi propri normalmente non richiedono l'uso dell'articolo. Vediamo adesso il punto 4. Nel punto 4 abbiamo i luoghi geografici, stati, regioni e città. Quindi molto facile da ricordare perché gli stati sono gli stati: Deutschland, Frankreich, Italien. Le regioni, per esempio, italiane, Kalabrien o Latium, Ligurien, eccetera. O anche tedesche come Bayern, Niedersachsen, eccetera. Per esempio Baden-Württemberg e via discorrendo, sono appunto i nomi delle regioni, le città sono i nomi delle città come Berlin, Paris, Roma, eccetera. Anche i luoghi geografici di questo tipo, stati, regioni e città, normalmente non hanno l'articolo e quindi non utilizzerò nessun articolo, ma semplicemente una preposizione pura, che sarà la preposizione nach, quando vado in questi luoghi. Ich fahre nach Deutschland, ich fahre nach Kalabrien, ich fahre nach Berlin, eccetera. Se mi trovo in questi luoghi geografici, dirò semplicemente la preposizione pura in. Ich bin in Deutschland, in Kalabrien, in Berlin. Vediamo adesso il gruppo 5. Il quinto gruppo di luoghi è di nuovo relativo a luoghi geografici che però si devono usare con l'articolo. Come faccio a sapere che questi luoghi geografici, cioè questi stati o queste regioni, hanno l'articolo? Me lo devo studiare. Quindi impariamo ad esempio questo piccolo gruppo e ricordiamoci che questi stati o queste regioni, per l'appunto, hanno un articolo maschile, per esempio nel caso di der Iran o der Iraq, der Libanon, der Vatikan, der Sudan, oppure femminile nel caso di Schweiz, di Türkei, di Tschechische Republik, di Slowakei, di Bundesrepublik Deutschland, di Europäische Union, di Abruzzen, di Basilicata, di Emilia-Romagna, das Piemont, di Lombardia, di Toscana, das Aostatal. Qui ho infilato anche un paio di neutri, effettivamente. E plurali come di USA, di Niederlande, i Paesi Bassi. Quale preposizione utilizzo? In pratica seguo la stessa identica regola che ho imparato al punto 1, cioè per i luoghi comuni che ci sono in una città. E quindi per dire che vado in questi luoghi utilizzerò in den, in die e ins, a seconda del genere. Per dire che mi trovo in questi luoghi utilizzerò im, in dea e im. Non esiste per questo gruppo l'alternativa con zum e zur e zum. Non è possibile. Il sesto gruppo di luoghi è relativo a luoghi cosiddetti acquatici. Ce ne sono di maschili, sia laghi sia fiumi, per esempio, da Bodensee, da Gardasee, eccetera, di femminili, come di Adria, di Ostsee, eccetera, di neutri, come la parola das Meer, oppure das Adriatische Meer, eccetera. Che cosa accade come scelta della preposizione? Faccio quello che già ho imparato per il punto 1, solo che anziché dire la preposizione in, utilizzo la preposizione an. An è proprio la parola da usare quando il luogo è di tipo acquatico. Lo abbino, come abbiamo già imparato, all'accusativo,
Se vado in questi luoghi, andin, andi, ans, lo abbino al dativo se sono in questi luoghi, am, andea, am. Vediamo ora il settimo gruppo di luoghi. Il settimo gruppo comprende i luoghi alti oppure i luoghi cosiddetti aperti. Logicamente si tratta di classificazioni non rigide, ma che servono per aiutarci a scegliere la preposizione corretta. Vediamo quali sono questi luoghi. Alcuni sono naturalmente nomi maschili, come i monti, da Mont Blanc, da Monte Baldo, da Berg, da Turm. Da Turm, essendo una torre, un campanile, è un luogo alto, così come appunto le montagne. Der Markt lo inseriamo qui perché è un luogo aperto, il mercato. Der Marktplatz, la piazza del mercato, per lo stesso motivo. Der Fußballplatz, campo da calcio. Der Platz, la piazza. Der Hof, il cortile. Der Friedhof, il cimitero, eccetera. Fanno parte di questo gruppo anche luoghi che non sono né alti né aperti, ma che vengono espressi come i precedenti e quindi li dobbiamo ricordare in questo gruppo. Si tratta per esempio della parola der Bahnhof, la stazione, der Flughafen, l'aeroporto. Vediamo un po' di nomi femminili, alti o aperti, di Treppe, la scala, di Brücke, il ponte, di Straße, la strada, di Autobahn, l'autostrada. Ma anche nomi che effettivamente c'entrano poco con la categoria di luogo alto o di luogo aperto, ma che dobbiamo memorizzare in questo gruppo. E sono per esempio di Reise, il viaggio, di Party, la festa, di Post, la posta, di Bank, la banca, di Messe, la fiera, di Hochzeit, le nozze, di Jagd, la caccia. La posta e la banca li troviamo anche nel punto 1 come luoghi comuni e quindi ammettono entrambe le soluzioni come espressione di luogo. Alcuni esempi di luoghi neutri di questo tipo, alto o aperto, sono il tetto, das Dach, e la campagna, das Land. Ora, il gruppo sembra un po' eterogeneo, ma se lo ripassiamo più volte riusciremo a ricordarlo bene. Anche qui distingueremo la situazione di andare in questi luoghi o di essere già in questi luoghi. Che cosa accade? Accade quello che abbiamo già detto per i luoghi acquatici e anche per i luoghi comuni nella città, e cioè utilizzo l'espressione in accusativo con il moto a luogo e utilizzo l'espressione in dativo con lo stato in luogo. Questa volta la preposizione con i luoghi appunto alti oppure aperti non è in e non è neppure an, ma è auf, auf che letteralmente significa sopra, quindi si lega bene all'idea di luogo alto, ma anche di luogo aperto. Quindi diciamo in accusativo, se vado, ich gehe auf den Turm o auf den Berg. Ich gehe auf die Treppe, vado sulla scala. Ich gehe auf das, abbreviato aufs, Dach, oppure aufs Land, in campagna. Per dire che mi trovo in questi luoghi, utilizzo auf, ma con il dativo questa volta, e quindi ich bin auf dem Turm. Ich bin auf der Treppe. Ich bin auf dem Dach. O se sono in campagna, ich bin auf dem Land. Passiamo oltre e vediamo a questo punto il gruppo numero 8 di luoghi che è riferito a isole. Quindi molto molto specifico come gruppo relativo a nomi di isole. Le isole sono molte volte, più delle volte, espresse senza articolo, quindi Sardinien, Sizilien, Zypern, Malta, Lampedusa, Rügen, Elba. Per dire che vado in questi luoghi, moto a luogo, userò la preposizione nach,
fahre nach Sardinien. Per dire che mi trovo in questi luoghi, utilizzerò la preposizione auf. Ich bin auf Sardinien. Ci sono tuttavia anche delle isole che hanno l'articolo, soprattutto le isole plurali, quindi gli arcipelaghi, oppure alcune isole femminili, e in questo caso dovrò appunto anche utilizzare l'articolo. Quali sono? Non sono moltissime, le più famose sono di Canar, che sono le Canarie, di Malediven, le Maldive, di Bahamas, oppure la nostra isola d'Elba, di Insel Elba. Ora, in questi casi, che posso anche chiamare semplicemente Elba, e in questo caso senza articolo, se utilizzo l'espressione di Insel Elba, di Bahamas, di Maldive, di Canar, mi trovo appunto in presenza di articolo e utilizzerò quindi la seguente espressione. Se vado in queste isole, utilizzerò auf, con il caso accusativo, quindi auf die Kanaren, auf die Malediven, auf die Insel Elba, dicendo anche la parola Insel. Se invece mi trovo in questi luoghi, voglio dire che sono, mi trovo in questi luoghi, stato in luogo, continuo ad usare la preposizione auf, ma questa volta l'articolo lo metterò in dativo e quindi ich bin auf den Kanaren. Ich bin auf den Malediven, ich bin auf den Bahamas, auf der Insel Elba. Siamo giunti quasi alla fine della spiegazione. Abbiamo ancora due categorie di luoghi, ma molto brevi, molto veloci. La numero 9 è la categoria casa, quindi la parola casa, che ha un suo uso tutto particolare, speciale. E quindi devo memorizzare bene queste espressioni. Se vado a casa, dirò ich gehe nach Hause. Se sono a casa, stato in luogo, verbo di stato, dirò ich bin zu Hause o ich bleibe zu Hause. Se provengo da casa, quindi voglio indicare il moto da luogo, dirò ich komme von zu Hause. Infine, il decimo gruppo riguarda le espressioni da utilizzare con la parola stazione, che per la verità abbiamo anche visto al punto 7, però qui abbiamo una variante, una possibilità di dire le cose diversamente. E quindi con la parola stazione posso anche dire se vado in stazione ich gehe zum Bahnhof, oppure come abbiamo visto prima auf den Bahnhof come punto 7. Se mi trovo, quindi sono già in stazione, stato in luogo, posso dire Ich bin am Bahnhof oppure auf dem Bahnhof. O se provengo dalla stazione, dirò moto dal luogo Ich komme vom Bahnhof. Se riusciamo a memorizzare questi 10 gruppi di espressioni di luogo, avremo veramente in mano, quindi sapremo padroneggiare, una percentuale altissima di espressioni di luogo della lingua tedesca. Logicamente dobbiamo superare la nostra resistenza rispetto a questa diversificazione di casi o di preposizioni, magari imparando un punto alla volta, ripetendolo, ripassandolo, esercitandolo uno alla volta. E piano piano, nel giro di poco tempo, riusciremo a usare con sicurezza tutte queste espressioni di luogo. Buono studio!